Quindi io ho appena firmato la lettera di dimissioni che ho mandato al sindaco. Voglio assolutamente dire immediatamente che non c'è nessun tipo di problema politico, anzi, credo tantissimo nel sindaco, nella giunta, nella nostra maggioranza, nel progetto che portiamo avanti da 5 anni e nel progetto che proporremo per i prossimi 5. La mia è una scelta solo ed esclusivamente personale. Le mie due aziende, Simpol e Livemot, hanno completato un'acquisizione importante da un gruppo industriale, quindi è un progetto che portavamo avanti da più di 20 anni. Io devo ringraziare i miei soci, Francesco Marcantoni, Francesco Gallorini e Gabriele Maidetti, perché non solo hanno sopperito alla mia totale assenza in questi 5 anni, ma hanno portato avanti questo progetto che per l'azienda è un vero e proprio salto di qualità. Quindi non potevo non far parte di questa nuova avventura, anche perché è un'avventura professionale veramente grande, quindi che mi vedrà, spero, protagonista nei prossimi anni. Quindi questo ovviamente non permetteva più di poter conciliare il lavoro di assessore, anche perché io, ma come anche tutti i miei colleghi, abbiamo affrontato questi 5 anni col massimo dell'impegno, dando il 100% del nostro tempo. Voglio dire subito che rimarrò presidente della Fondazione Arezzo in Tour, perché essendo un ruolo senza compensi, quindi di fatto essendo un'azienda no profit, non è in conflitto con questa nuova attività che andrò a fare da domani mattina. Sono molto emozionato, ti dico la verità. Mi dispiace, avrei preferito chiudere insieme a tutti voi questo mandato, ma purtroppo ho firmato un precontratto a dicembre 2019, dove assolutamente era imprevedibile che le elezioni venissero rimandate, quindi io devo onorare in tutti i modi entro fine maggio questa nuova opportunità che, ripeto, per le mie aziende è un'opportunità veramente unica. Questa tua presenza, questa tua disponibilità a mantenere la presidenza che io effettuerò con una nuova nomina, in quanto tu sei stato nominato come assessore e io ti nominerò nuovamente come, diciamo, delegato del sindaco, cosa che lo statuto mi consente di fare, in realtà non è che tu mantieni un contatto, tu mantieni ben più che un contatto, perché in realtà rimani il presidente della fondazione che oggi veicola tutta l'offerta turistica della città e spero in futuro anche più delle vallate. Il futuro che ci aspetta è quanto mai incerto. Questa è la cosa veramente delicata, ma non solo perché Marcello non fa più parte di questa amministrazione, ma per il tempo residuo che ci separa dalle elezioni. Se è vero che andremo a votare il 20 di settembre, io spero sinceramente di andarci prima, perché per tutta una serie di motivi, ma non è questo il tema della conferenza. Il tempo residuo comunque questa amministrazione governerà la città, vedrà comunque Marcello presente come presidente della fondazione. La delega tra le varie che lui ha, dico anche questo, che è quella più significativa, quella per cui lui viene citato, no? L'assessore al turismo, la delega al turismo la riassorbirò io, la terrò io, la manterrò io insieme a quella della cultura, riunificando questi due temi che proprio per scelta di Marcello non avevano portato sulla sua testa anche la delega culturale, perché io ero partito con l'idea in mente che Marcello potesse tenere contemporaneamente cultura e turismo, che in genere vanno insieme. L'altra delega pesante che lui aveva era quella legata alle attività produttive, al comparto orafo, che abbiamo deciso insieme, ne ho parlato anche con Marcello, ovviamente ne ho parlato con l'interessato, che ha accettato e viene trasferita sulle spalle di Alberto Merelli, che per formazione sua è fra gli assessori quello che la può meglio, diciamo, tenere per questi 2 mesi residui. Il terzo gruppo di deleghe che aveva Marcello in testa è quella legata al processo di innovazione tecnologica e alla riduzione della pesantezza burocratica, e la persona più adatta per svolgere questo ruolo, sia per le sue competenze in ambito di nuove tecnologie, sia per la sua forte passione per la sburocratizzazione, non c'è dubbio che è Marco Sacchetti, e anche lui mi ha dato disponibilità, l'ingegner Sacchetti, ad assumere questo pacchetto di deleghe. Senti, Ola, non è certo ora il momento, lo farò nei prossimi giorni con dei post Facebook, di ringraziare le tante persone che in questo percorso mi hanno aiutato, ovviamente a partire da te, che sei stato il primo a darmi totale fiducia, a Gianfrancesco Camurrini, che nel 2014 è stato lui che mi ha Grazie.
mi ha chiamato e mi ha dato la possibilità di servire la nostra città, che per me è stato veramente un onore. Insieme a queste ne potrei ringraziare milioni, e quindi lo farò con molta più calma. Se mi permetti, però, vorrei dedicare questi 5 anni alle attività che ho fatto a mio babbo, perché io l'ho perso un mese dopo che sono diventato assessore, e questo per me è stato un colpo piuttosto forte, anche perché ero convinto di averlo a fianco, e non l'ho mai nominato Alessandro, perché sai che non volevo che le persone pensassero che volessi in qualche modo sfruttare la sua enorme popolarità, e non l'ho mai fatto, però ora me lo posso permettere, e quindi credo che tantissime cose l'ho sentite guidate dall'alto.